Ciao ragazze, allora domani parto per Maiorca in Spagna, non vedo l'ora, sono contentissima, infatti se mi vedrete con il sorriso stampato in faccia a 32 denti per tutto questo video, non stupitevi perché appunto non vedo l'ora di partire e sto preparando la valigia, sto raggruppando un po', preparando la lista delle cose che devo prendere, quindi siccome tante di voi mi hanno chiesto di fare il video su cosa metto nel beauty case quando vado in vacanza, ho pensato appunto di farlo perché stavo... ho preparato insomma quasi tutto e se mancherà qualcosina non stupitevi perché sono sempre così io, quindi probabile che stanotte, cioè stasera alle 11 mi ricordo che devo prendere questa e quell'altra cosa, per cui ecco, questo però è quello che penso di portare in vacanza. Non vi farò vedere shampoo, balsamo, doccia schiuma eccetera eccetera perché già sapete tutto quello che uso, ve l'ho fatto vedere nel video cosa c'è nella mia doccia, poi ho fatto anche il video sulla routine capelli, quindi quelli sono i prodotti che porto in vacanza. L'unica cosa per risparmiare spazio, logicamente, li travaso in questi piccoli contenitori di Sephora, li trovate identici anche da Kiko. E allora, questo è il beauty case che porto con me. Chiaramente avevo intenzione di portare giusto tre cosine e poi alla fine magicamente, non so neanche io come, si è riempito questo beauty case, quindi vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, qui sopra c'è lo spazio per i pennelli, in questo momento però sono ancora sporchi, devo ancora lavarli, quindi porterò dietro sicuramente il cabocchino per il fondotinta e poi porterò dietro il 227, il 239, il 219 e il... no, il 224, poi sicuramente ancora uno, probabilmente il 222. Questi sono i pennelli che porto assieme al kabuki, e poi anche il pennello logicamente da blush. Ecco, questi sono i pennelli che porto. Prima cosa è l'acqua profumata della Collistar, profumo della felicità, e questo mi piace molto, il profumo che ha, ed è l'unica acqua profumata che ho. Tutti gli altri sono profumi, mi sembrano un pochino troppo forti per l'estate, quindi appunto porterò l'acqua profumata. Devo vedere se riesco a trovare un piccolo contenitore dove metterla, perché questo è veramente troppo ingombrante. Poi porto appunto, nel caso dovessi aver bisogno di riapplicare lo smalto, porto la base per le unghie, adesso sto usando questa della Collistar, e poi mi porto due smalti, uno anche per i piedi, di norma uso questo per i piedi, e appunto se dovessi riapplicare lo smalto sulle mani mi porto questo. Poi immancabile limetta per le unghie, dischetti di cotone, poi un mascara, ho preso questo della Pupa, il Divas Lashes, poi mi porto dietro la crema protezione 30 della Givenchy, questa non la userò per andare al mare, ma se dovessimo uscire per una giornata di shopping o comunque andare un po' in giro per la città, insomma visitarla, userò questa sotto il trucco, quindi la 30. Poi mi sono portata la mia crema a occhi, un'altra crema per il viso, questa non ha fattore di protezione, quindi la userò la sera. Poi ho il Nail Polish Remover della Essence, questo è il profumo di cocco e papaya, la prima volta che lo prendo, però non è male questo profumo, e anche questo penso di travasarlo in un contenitore più piccolo, anzi sicuramente lo farò, però appunto siccome sono sempre in ritardo devo ancora farlo. Altra cosa che devo travasare in un altro vasetto più piccolino è il brush cleanser, non posso farne a meno naturalmente anche in vacanza. Poi allora c'è il fondotinta, quello minerale in polvere che è l'unico che uso quando fa caldo e non sopporto di avere trucco addosso, appunto ho questo, una crema colorata. Poi ho il mio struccante viso, questo è l'olio struccante della MAC, questa è la versione da viaggio e la trovo comodissima. Poi ho l'acqua micellare detergente della Collistar, anche questo in mini size perché è molto probabile che la userò come detergente occhi, devo vedere se mi trovo bene con quest'altro struccante della Ben perché me l'hanno dato come campioncino, quindi non so se mi troverò bene o meno, quindi li porto entrambi per sicurezza, tanto sono piccolini. Come prodotti labbra ne ho presi parecchi, devo dire, ed ho preso allora il Love Lorn, che anche questo lo conoscete, questo bellissimo rosa, questo è molto naturale, quindi ecco, l'ho preso perché appunto è naturale. Poi ho preso il Dear Diary, che è il fucsia che indosso oggi. Naturalmente non mi truccherò in spiaggia, già ve l'avevo detto in un altro video, ma in spiaggia non mi piace avere niente, quindi non metto proprio niente oltre le protezioni solari chiaramente, e quindi questi sono i trucchi che userò soltanto la sera quando usciamo, oppure appunto se andiamo a fare un giretto per il centro di Palma,
quindi sì, ecco, in spiaggia non mi trucco. Poi ho preso, mi porto dietro questo rossetto Dior, che anche questo avete già visto, che è di quelli traslucidi, avevo anche trovato un dupe di questo nell'ultimo video sui doppioni. Poi ho preso il Nude Peach Fuzz della NYX, che è questo gloss rossetto liquido che mi piace tantissimo da abbinare allo smokey eye. E poi ho preso questo balsamo labbra della MAC, questo è un fattore protezione 12, passava 15, 12 non avevo mai sentito. Comunque sì, è un normalissimo balsamo labbra aranciato e, insomma, mi piace perché lascia le labbra molto morbide. Comunque avrò anche il mio stick protezione 50 per la spiaggia, ovviamente anche lo stick idratante. Poi mi porto dietro il correttore, questo per le occhiaie, anche se non so se lo userò, perché probabilmente utilizzerò solo il Touche Club, ma siccome non so quanto mi rimane di prodotto all'interno, mi sono portata dietro anche l'altro. Poi direte, ma dove sono gli ombretti? Come fai a truccarti se non hai neanche un ombretto? E infatti, eccoli qua, era sotto a tutto il resto dell'ambaradan, la Naked 2. Questa è l'unica palette, sono gli unici ombretti che porto, perché ne ha tantissimi e sono tutti e anche di più di quelli che mi servono, e porto questa perché ha una custodia rigida, quindi non si rovina durante il viaggio, durante il trasporto. Sapete come lanciano loro le valigie negli aeroporti, che a me viene male ogni volta che li vedo, sono lì, no, i miei trucchi. E quindi ecco, porto questa che ha sia colorazioni adatte per il giorno che per la sera, è splendida. E poi ho preso, ho detto porto solo un eyeliner, alla fine ne ho presi 5. Questo è proprio il mio minimo indispensabile, ho preso la mitica Feline, sarà tipo la quarta, e anche questa sta finendo, quindi una matita nera. Poi ho preso un'altra matita della MAC, questa però è in Rich Purple ed è un bellissimo viola, molto molto acceso, e si vede veramente tanto, mi piace. E poi mi porto dietro due eyeliner in glitter che fanno tanto estate secondo me, uno è turchese, uno è dorato. E poi questa, no, questo non è un eyeliner, quindi ne ho presi solo 4, sono stata quasi brava, insomma. E poi ho preso la mia matita per sopracciglia, questa è in blonde. E ultima cosa, ho preso un blush, questo è di un colore molto 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 naturale, e lo prendo, oltre per il fatto che è molto naturale, quindi posso abbinarlo a qualsiasi trucco, lo prendo perché mi occupa pochissimo spazio, perché è piccolissimo. E niente ragazzi, questo era tutto quello che porto nel beauty case. Fatemi sapere cosa portate voi nel beauty case in vacanza, se mi sono dimenticata qualcosa, speriamo di no. E prendetelo come un video tag, quindi potete anche postarmi un video risposta qua sotto, oppure se siete timide come al solito me lo scrivete nei commenti, quello che portate in vacanza, quello che non può mai mancare nel vostro beauty da vacanza. I solari, non so se lo avevo già detto, ma i solari non li ho inclusi in questo video perché anche quelli li avete già visti nel mio cosa c'è nella mia borsa da spiaggia, il video che ho fatto qualche giorno fa, quindi già li conoscete, già sapete quello che porto. L'unica cosa che ho aggiunto ai solari è lo stick protezione 50+ per le labbra che ho preso della La Roche. Quindi questo è veramente tutto ragazzi, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!